Presidente Campione, la sindaca di Sciacca vuole andare avanti per quanto riguarda la situazione, la vicenda di Gigenti Acque. Ieri ha chiesto all'ATI la sostituzione del gestore previa appunto una verifica ispettiva. Come ha preso la notizia lei? Dico con grande, mi sento oltremodo mortificato perché la sindaca va avanti in questo suo disegno che è partito prima nel corso della campagna elettorale, quindi credo che sia più un impegno che ha verso gli altri che non una ragione effettiva in termini di necessità. Anche noi stamattina abbiamo scritto all'ATI, abbiamo chiesto noi una verifica ispettiva per che l'ATI possa verificare l'attività che noi abbiamo svolto e che stiamo svolgendo e che continuamente operiamo e svolgiamo nel territorio non solo di Sciacca ma in tutto il territorio. È anomalo che, dico solo su Sciacca, noi siamo eventualmente inadempienti visto che negli altri 26 comuni noi riusciamo a, ovviamente con i miracoli che il caso necessita, a dare l'acqua e a garantire il servizio, atteso le condizioni di tutte le reti nel territorio e soprattutto le fonti di approvvigionamento che non ci aiutano. Per cui sono rimasto, devo dire, molto, come voglio dire, deluso, amareggiato, però non mi potevo aspettare altro dal sindaco, atteso anche i comportamenti che sul piano umano ha adottato nei nostri confronti, per cui vabbè. Ma nelle ultime settimane Sciacca non riesce ad uscire da una crisi idrica senza precedenti. Lei, quali sono le sue notizie? Quali sono le cause? La Ma sindaca guardi, continua a dire che comunque le giustificazioni di Gigenti Acque non sono plausibili. non sono plausibili, però io dico, noi 2 settimane fa avevamo invitato i tecnici del comune, compreso il sindaco, a verificare le attività che noi stiamo svolgendo. Noi dal mese di giugno ad oggi, all'inizio dell'estate, abbiamo a parte fatto investimenti notevoli, ma non è questo quanto abbiamo operato, una serie di attività volte al miglioramento dell'attività di servizio di Sciacca. Speravamo in un intervento del sindaco che si occupasse anche, diciamo, di incidere sulle iniziative da noi portate avanti in termini di rifacimento della rete, ma una volta ci siamo resi conto che ci si occupa di altro oggi e non quello di sviluppare iniziative per il dopo, e allora ci siamo impegnati a rifare o comunque attivare ciò che già esiste. Abbiamo raddoppiato tutti gli impianti di attuazione, quindi di prelievo di acqua di Sciacca, sia da Grattavole che da Tarboi. Abbiamo raddoppiato l'impianto da Tarboi. Di Carpoli abbiamo pure detto al sindaco e ai tecnici che la nostra intenzione è quella di modificare e attuare alcuni piani che modificassero in meglio la distribuzione in Sciacca. Questo comporta ovviamente una serie di difficoltà nella distribuzione, nella rirazionalizzazione, stiamo cambiando tutti i turni e stiamo cercando di portare la città a tutti i giorni, ovviamente con metodo turnato. Era questa la sfida e soprattutto era questo l'impegno che avevamo fatto. Per fare questo, ovviamente, è necessario che stiamo lavorando per voi, significa appunto può essere qualche caso di disfunzione, qualche caso di attività. A questo si aggiungono una serie di difficoltà che abbiamo avuto, soprattutto di problemi con qualche bomba che si è bruciata, qualche volta che è venuta meno l'energia elettrica, e quindi è chiaro che, ma oggi la situazione rispetto ad una settimana fa è già notevolmente avanti. Noi cogliamo questa settimana di raggiungere il 100%, diciamo, del programma che avevamo fatto, quindi raggiungere tutti gli utenti tutti i giorni. Ecco. In vista anche delle decisioni intraprese dalla sindaca, come pensa che cambierà l'atteggiamento di Gigenti Acque nei confronti del comune di Sciacca? Guardi, noi non modificheremo alcun atteggiamento perché la sindaca ha un suo problema personale nei nostri confronti, ne prendiamo atto, ci dispiace, ma noi continueremo ad operare al meglio possibile, non solo a Sciacca ma in tutto il territorio. Certo, duole ovviamente sapere di non essere apprezzati sull'attività che svolgiamo, però capita, insomma, non possiamo pretendere di essere amati da tutti, non lo vogliamo, non lo pretendiamo. La sindaca ritiene di adoperarsi in questo modo, questo ci fa la guerra dall'inizio, e va bene, prendiamo atto. Noi proseguiamo nel nostro cammino, nella nostra attività, cercando di dare il meglio alla nostra attività. Poi
Poi se la sindaca preferisce altre a noi, vabbè, voglio dire che cogliamo non tanto la sfida, ma cogliamo semplicemente l'aspetto negativo di questa cosa e laddove ci potranno sostituire, noi certamente non siamo certamente favorevoli, però difenderemo le nostre posizioni documentando con atti e con fatti quello che noi diciamo. Ci sarà ovviamente qualche altro che potrà valutare l'opportunità di sostituirci eventualmente. Grazie.